Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video dove vi dico brevemente come ho risolto il problema dell'errore di scaricamento. L'errore nello specifico è il CE362449 che praticamente file danneggiato mentre scaricavo Call of Duty. Infatti mio fratello non è riuscito a scaricarlo, ci ho smanettato un po' e ci sto riuscendo. Si era bloccato circa 5 giga, adesso è arrivato a 21, tutto va liscio. Praticamente appena il file si è bloccato intorno ai 5 giga, c'erano due barrette di caricamento, non una come adesso, e si bloccava più o meno a un terzo della prima barretta, quantitativo di download necessario per avviare. Praticamente ho messo in pausa il download, spento la console, riaccesa, collegata in hotspot col telefono. Per un minutino ho fatto scaricare con il telefono, poi ho ricollegato con il cavo, o penso funzioni anche la stessa cosa senza cavo, insomma, in wireless. E praticamente è ripartito, però invece di vedere le due barrette, una piccolina e una più grande, è diventata un'unica barra e il download è ripreso senza fermarsi mai. Segnalo che senza riavviare la console, la stessa procedura, ma senza il riavvio non ha funzionato, cioè dopo un po' si è ribloccato, mentre adesso sono già 17 GB che scarica. E sta andando tutto bene, non dà segni di arresto. Quindi ora lo finisco a scaricare e vi dico se tutto quanto è andato bene, insomma. Quindi la procedura è: appena si blocca, fermare il download, spegnere e riaccendere. Non so se funziona anche il riavvio perché io ho spento e ho riacceso. Collegato, rimanendo in pausa senza farlo riavviare, collegare in hotspot. Avviare il download in hotspot, poi senza fermarlo direttamente cambio di connessione, si torna con il wifi o con il cavo, insomma si torna sul router e il download dovrebbe continuare, almeno così ha fatto a me. Fatemi sapere nei commenti se a voi insomma funziona. Appena finisce il video, sta per finire il download, scusate, riprendo il video. Ok, siamo a 90 gigabyte di 97. Su quest'ultimo frangente si inghiozza un po', vediamo il completamento tra poco. Allora, si è fermato il download praticamente, ho messo semplicemente riprendi ed è ripartito con le due barrettine, non più una soltanto. Ha caricato tutto quanto insieme, si è riempita la prima e la seconda, adesso sopra segna completo e sotto segna 9 minuti rimanenti. È ripartito come vedete normalmente, quindi secondo me questo è proprio un bug che influenza un po' la connessione e il fatto che ci sono queste due barrettine di dati per l'avvio più tutto il resto del gioco che in qualche modo creano probabilmente un conflitto e facendolo sparire quella barrettina piccola, switchando la connessione, in qualche modo si va a risolvere un po' questo problema. Comunque, appena completato il download, vediamo bene. Ok, ce l'abbiamo fatta. Praticamente è riuscito il download completo dopo quella buggata che ha fatto di interrompersi un attimo, ma senza segnare alcun errore. Si è interrotto, ha ridiviso le barre, le ha ricaricate tutte istantaneamente e ha continuato fino alla fine. Ovviamente andiamo a vedere se il gioco parte, perché è una cosa fondamentale. Vedere se il gioco parte, a quanto pare sì. Ok, rimetto anche l'audio sistema, che altrimenti poteva sembrare che non ci fosse l'audio. C'è. L'audio c'è, a posto, il gioco parte, accettiamo. Perfetto, la luminosità da regolare, insomma, tutto funziona bene. Comunque, mi fermo qui, dato che la console è di mio fratello, non gli entro, non gli registro col mio account. E devo dire che mi pare assurdo che su una console Sony, anche perché su internet ho visto che accade anche con FIFA, con Formula 1, con un po' di tutto, quindi non è soltanto un problema di Call of Duty, che
su una console Sony, cioè ho avuto la 3 per 10 anni, non mi ha mai dato un problema del genere. Mi sembra veramente strano che ci sia questo bug così comune. Ci sono forum, quindi non è una cosa rara, è una cosa molto comune. Mi sembra incredibile che possa una console del genere presentare questo genere di problemi. Comunque, spero il video vi sia stato utile. Fatemelo sapere nei commenti. Se non ci riuscite, magari posso darvi qualche consiglio. Provate a scrivere. Io ovviamente, non sono espertissimo, ma come vedete faccio prove su prove su prove. Ci ho perso tutto il pomeriggio appresso a questa cosa. Spero il video vi sia stato utile. Lasciate un like se vi è piaciuto, un dislike se non vi è piaciuto. Il commento, fatemi sapere se vi ha risolto la situazione o se il problema persiste. Io vi saluto e ci vediamo come sempre in un prossimo video.